gusto. L'Italia degli chef oggi è qua, e guarda quanta bella gente che stasera a grande voce inciterà tutti gli attori e cibi da gustare. E voilà, sono tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra. E poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo: venite nel Cilento a mangiare, con gusto questa vita noi viviamo. Eccoci qua con il patron Luigi. Luigi, grazie per l'invito. Io subito sono ritornata. A me già l'altra volta è piaciuto tantissimo il tuo agriturismo. Parlaci un po' di questa struttura qui a Padula. Sì, Francesca, prima di tutto grazie a voi di essere ritornati e grazie ai tuoi fedelissimi telespettatori. Ti spiego un pochettino, l'altra volta abbiamo detto quello che era un pochettino la nostra azienda, continuando nel andare un po' più nel profondo, nel spiegare altri dettagli che la scorsa volta non abbiamo specificato. Invitando i nostri amici a venirti a trovare. Certamente, certamente Francesca, ci mancherebbe. Come dicevo già l'altra volta, noi abbiamo un'azienda di 25 ettari, è una vera e propria azienda agricola con tanti animali, i cervi, mucche, mufloni, daini, capre, pecore, i vari animali da cortile, cavalli, forse adesso dimenticherò qualche cosa. Abbiamo una bella fattoria, naturalmente. Gli animalisti avranno qualche cosa da dire su quello che mi accingo a dire, però questi animali purtroppo vengono consumati. Lo so, non è bello, però è la natura. È la legge della natura, sì. Allora vi invita anche le scuole, ecco, visto che hai questo meraviglioso giardino. Certamente, a tal proposito faccio presente che noi abbiamo anche le fattorie didattiche e il mondo delle api, la trasformazione del latte. Devi vedere, Francesca, i bambini come stanno attenti a queste cose. E la trasformazione del pane, facciamo sempre con le nostre farine, come ti ho detto già la scorsa puntata, noi siamo produttori di vini, di farine grano Cappelli. E il mondo dell'uva, naturalmente questo va fatto quando c'è la vendemmia, organizziamo la vendemmia perché abbiamo anche dei nostri vini. Abbiamo, come ho detto già alla scorsa puntata, 400 piante di olive, quindi organizziamo anche la raccolta delle olive qui in azienda, naturalmente compatibilmente con quelli che sono i lavori di stagione. Benissimo, allora aspettiamo gli amici qui all'Aia Antica. Certamente, vi aspettiamo e vi accogliamo, siamo pronti ad accogliere il braccio. Luigi, è il momento della ricetta, andiamo in cucina? Seguitemi, va bene, ok. Ok, allora andiamo a vedere cosa ci fa vedere oggi Nunzia.
Eccoci nella cucina dell'agriturismo Aia Antica insieme alla nostra cuoca. Bentornata di nuovo su 105 con Gusto. Grazie mille, bentornati a voi. Ci fa piacere averti di nuovo qua. L'altra volta hai fatto una ricetta bellissima, gustosissima come diciamo noi. Oggi ci prepari il tegamino ai friarielli. Una ricetta tradizionale del nostro territorio, dato che siamo nel periodo broccoli, salsicce perché mo è il periodo del maiale, ecco, noi andiamo proprio a fare questa ricetta. Però una ricetta particolare, io faccio generalmente queste, ma nel tegamino non l'ho mai preparato. Ecco, facci vedere un pochino quello che combini tu. Allora, mettiamo un po' di olio. Abbiamo messo una carta forno, ecco, per non farlo attaccare. Se chi lo vuole mangiare direttamente, qua dentro è... No, lo può lasciare giusto con un filo d'olio senza carta. Allora, mettiamo giusto un po'. Poi prendiamo le fette di caciocavallo, la posizioniamo. Poi mettiamo... Perché poi in effetti quando andiamo a rigirare... Sì. C'è la cupola. Allora, diciamo che viene a strati. Ecco. A mappa de o, però guardate ragazzi che è una fetta, ma una fetta. Un antipasto prima e secondo insieme. Cioè, vedete se venite qua come vi trattano, vi fanno ingrassare subito. Chi è in dieta, vabbè, lasciamo stare. Lasci stare la dieta. Ecco qui. Velocissima. Questo è veloce. In effetti come le hai preparate? Questi sono lessati e saltati giusto un attimo in padella con un po' d'aglio e basta. Quella è salsiccia fresca. Niente, non hai fatto niente, hai solo aperto salsiccia fresca. Caciocavallo naturalmente sono quelli dell'azienda, prodotti in azienda. Non mettiamo più niente. Niente, va adesso nel forno a legna. E vediamo allora dopo. Il forno a legna naturalmente va bene anche il forno di casa. Bene, allora intanto che andiamo a mettere questa meraviglia nel forno, ci facciamo un giro all'esterno. Eccoci, siamo arrivati al momento per abbinare questo meraviglioso piatto. C'è Luigi che ci presenta questo vino. Sì, Francesca, questo abbiniamo a questo tegamino con il nostro caciocavallo podolico, broccoli e salsiccia, un vino campano, il Gragnano, un vino frizzante che piace tanto soprattutto alle donne, quindi che penso piaccia anche a te, Francesca. Va bene, proviamo? Bene, sì, intanto allora passo a Nunzia, bravissima, prima di tutto complimenti. Non me l'aspettavo, guarda, veramente un'idea fantastica. Dal solito. Sì, la farò a casa, penso che anche le nostre amiche la faranno perché un tegamino a porzione va benissimo. E se vogliono provare altri tipi di tegamini possono raggiungerci qui all'Aia Antica. Bene, e tu farai da maestra e gli darai anche qualche consiglio. Se qualcuno ti dirà, ti chiederà, allora tu sarai sempre pronta e disponibile a dare la spiegazione. La spiegazione, sì. Al piatto giusto. Io vedo che qui ci sono le bollicine che salgono su. Intanto che tu hai versato questo vino, io devo andare un attimo ad assaggiare e dare la soddisfazione a Nunzia, perché già vedo che l'odore è eccezionale. Il sapore, non vi dico, buonissimo.
Complimenti, complimenti, complimenti. Allora abbiamo abbinato questo buon vino, lo offri. Guarda, Francesca, anche tu. Brindiamo insieme, brindiamo insieme, offrilo a tutti, sono arrivati tutto il tuo staff, questo è completo? Sì, è completo. Bene, vedo che c'è anche un intruso. C'è un intruso, Mario il pizzaiolo. Mario, devo dire, è un perfezionista perché ci tiene a fare un prodotto con una lievitazione che non scende mai al di sotto delle 48 ore, quindi a me questa cosa mi lascia perplessa, però è un perfezionista. Invito naturalmente i tuoi cari telespettatori a gustare la nostra pizza, la pizza di Mario. Benissimo, allora intanto io ringrazio tutte quante voi e voi siete stati gentilissimi, ci avete accolto veramente alla grande. Grazie a voi sicuramente. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento alla settimana prossima, un buon appetito con questo piatto meraviglioso fatto dalla nostra amica Nunzia, grazie Nunzia. Grazie mille a voi. Allora, sempre un buon appetito, ma sempre soltanto con gusto!